Trump sta rappresentando tutto quello che è il male del capitalismo moderno, dalle grandi multinazionali agli accordi con la Russia degli oligarchi, agli accordi contro sul cambiamento climatico che danneggeranno l'ambiente. Quindi perché non essere in piazza qua oggi? Manifestare contro Trump vuol dire manifestare contro una grossa minaccia a quella che è la pace nel mondo in questo momento. Trump non rappresenta soltanto delle politiche fortemente aggressive, xenofobe, ma rappresenta una vera minaccia. 45 miliardi spesi in armamenti rappresentano forse una miccia importante, pericolosa per il prossimo ordine globale. Siamo qui in tanti, anche a Bruxelles, per manifestare che un altro mondo effettivamente è possibile, perché la pace non è un dato da dare per scontato, ma qualcosa da guadagnarsi e da difendere giorno per giorno. Nous sommes ici pour faire passer un message de paix au président Donald Trump, pour lui montrer que ce n'est pas parce qu'il fait toutes ces mesures qu'on ne va pas être présent. Donc Greenpeace est sur place pour faire passer le message clair: make peace great again. Trump is ruining everything that is great about the American lifestyle. His policies are against the poor, his policies are towards Russia, he's the crossover between the government and his businesses is not detectable. He's really ruining everything about the environment. Everything is a step backwards for the country, and it's really upsetting for us, especially us who living abroad, to watch this and to watch what's happening to our country very quickly. And the man is just not qualified to be the president of the United States. He won in very unknown circumstances. He did not win the popular vote. And, you know, he really should be listening to the voice of the people, which are not supporting him.